Per Gigi Radice un buon esordio sulla panchina della Fiorentina. L'Inter gioca meglio rispetto alla partita di Coppa col Boavista, ma non ci siamo ancora. Certamente è un momento difficile per i nerazzurri, che non possono contare pienamente sull'apporto dei tre tedeschi. A centrocampo la Fiorentina ha uomini abili come Mazzigno e Dunga, mentre Dell'Oglio cerca di frenare le proiezioni di Breme e a sua volta di impostare gioco. Klinsmann, qui sfortunato, non è in giornata. Insomma, c'è difficoltà obiettiva nel divincolarsi dalla morsa viola. Berti tenta di inventare qualcosa sulla destra, ma la difesa fiorentina, più attenta rispetto al passato, non molla la presa. Radice, privo dei playmakers Orlando e Maiellaro e della punta Borgonovo, affianca Branca Battistuta. Le nuvole di fumo di Orrico si fanno più frequenti e soddisfatte, tuttavia, al momento del gol nella ripresa. Anche stavolta la rete scaturisce da una punizione toccata da Breme a Desideri e sfruttata con un bel tiro ad effetto dall'ex romanista, che ormai è il cannoniere eminente dei nerazzurri, visto che le tre punte hanno segnato la miseria di due volte in 8 partite ufficiali. Evidentemente l'Inter ha dei problemi pure in difesa. La Fiorentina arriva infatti al tiro con frequenza e basta rifarsi a queste azioni dei viola, che alla fine meriteranno il pareggio, per rendersi conto che, come predica Orrico, è la mancanza di equilibri fra i reparti a determinare qualche sbavatura. Insomma, la Fiorentina il suo pareggio se lo costruisce minuto dopo minuto, mentre Klinsmann e Fontolan dall'altra parte sciupano. L'ingresso di Iachini dà maggior vigore ai viola. Zeng salta da tutte le parti, il terreno è traditore e sul tiro di Fiondella il portiere interista resta beffato così. I nerazzurri imprecano contro la sorte e protestano per la posizione dei giocatori viola. Comunque a poco valgono le buone intenzioni e la determinazione. Fra la grammatica del professor Orrico e la pratica dei suoi allievi c'è ancora qualche incomprensione. Per Radice, al microfono di Paola Ferrari, un buon esordio senza rivoluzioni. Nel primo tempo siamo stati un po' troppo tattici e non abbiamo trovato spazio, cioè avevamo spazi e non li abbiamo sfruttati bene. Nel secondo tempo questo ci è riuscito un po' di più e infatti siamo andati, oltre che pareggiare, vicino anche a segnare un'altra rete. Ha già capito qual è la potenzialità di questa squadra? No, direi di no. Massimiliano Fiondello, un gol importante che va sul pareggio a questa Fiorentina, è vero che hai ringraziato Zenga? Sì, scherzosamente, però diciamo che forse non è colpa sua ma colpa del terreno, come lui giustamente ha detto. Nicola Berti, hai visto dei miglioramenti nel gioco di quest'Inter dal mercoledì oggi? Beh, direi di sì, mercoledì sera è stata proprio una brutta Inter, oggi, come ho già detto, accettabile. E oggi voi ce l'avete messa tutta anche il cuore, ma allora questo è il massimo che può dare l'Inter? Non so che cosa dirti, speriamo proprio di no, perché direi che è stata un'accettabile Inter, ma non un Inter, la vera Inter, ecco.